Santa serata, Fiat, benvenuti. Santa serata. Santa serata, santa serata. Santa serata a tutti. Santa serata. Ciao a Ciao a tutti. tutti. Buonasera, Ciao, benvenuti. buonasera. Don Umberto già c'è? Sì. Sì. Buonasera, Don Umberto, buonasera Ornella, benvenuti. Bellissimo canto, Ornella. Grazie, grazie. Bello, bello. Eccoci Grazie qua. per avercelo segnalato. Eccoci qua. Fiat. Sempre, sempre. Buonasera. Passione a tutti voi. Siano dati i sacri cuori di Gesù, di Maria Giuseppe, ora e sempre nella divina volontà. Amen. Amen. Bene, ecco, possiamo cominciare? Sì. Sì. Cominciamo allora con una prega di fusione che questa sera fa Ornella. Perfetto. Abba, Padre, mi fondo nel mare immenso della tua volontà. Sì, Padre Santo, nell'atto unico ed eterno della tua volontà, vengo con te nell'Eden per legare il mio atto d'amore e l'amore di tutte le creature. E nella tua volontà faccio girare il mio ti amo in ogni intelligenza creata, in ogni palpito, in ogni respiro, passo e opera di creatura. Mi fondo in te, Gesù, Verbo divino umanato, per chiederti di farmi partecipe di tutti gli atti tuoi, dal concepimento all'ascensione al cielo. Mio dolce Gesù, mi fondo nella tua preghiera, la tua preghiera universale. Preghiamo insieme, Gesù, nella tua volontà. Fonditi in me. E io mi fondo in te. Fondo la mia intelligenza nella tua intelligenza, la mia memoria nella tua memoria, la mia misera volontà nella divina volontà, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina del cielo e mia dolce mamma, prendo anche da te tutto ciò che hai fatto, che hai pregato, che hai sofferto, che hai gioito. E con te, visitando tutti gli angeli, i santi, voglio unirmi a tutta la corte celeste per dare al mio Signore e per tutti, per me e per tutti, il mio atto d'amore, il mio ti amo, ti adoro, ti ringrazio e benedico. Per me e per tutti. Fiat. Sempre. Ecco, adesso ci mettiamo anche in video così. Allora, iniziamo con la lettura del Vangelo di domenica scorsa, perché il tema è Abba Pater, Fiat, quindi sono le 3 ore dell'agonia di Gesù nell'orto delle olive. Però, ecco, dato che abbiamo fatto memoria della entrata solenne di Gesù in Gerusalemme, allora leggiamo anche il Vangelo e ci dà qualche spunto di riflessione ancora. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra. Come sta scritto, non temere, figlia di Sion. Ecco, il tuo re viene seduto su un puledro d'asina.
I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Parola del Signore, lode a A te, te, o o Cristo. Cristo. E sappiamo che appunto questa entrata solenne di Gesù a Gerusalemme è stato un momento del trionfo di Gesù, in senso umano, però poi lo aspettava appunto la croce, che era il vero trionfo di Gesù, la gloria che il Padre gli dava. Che lui dava al Padre. Ma Gesù comunque ha accettato anche questa festa, perché dicono i santi padri della Chiesa che in quel momento c'è stata una mozione di Spirito Santo per tutti i bambini, soprattutto di Gerusalemme, che hanno trascinato anche la folla a cantare Osanna e anche a stendere i loro mantelli davanti a Gesù che entrava a Gerusalemme. Un fatto quasi quasi inspiegabile, no? Tutto un tratto così. Preparata tutta una folla che lo acclama in questo modo. Vedete, colui che viene nel nome del Signore, quindi una cosa molto grande, il Messia, riconosciuto come tale. Comunque lui entra, ecco, in groppa a un asinello. E con molta umiltà, quindi, no? Molta semplicità. Lui è l'umile per eccellenza, e anzi, è l'umiltà. Carne. Adesso Gesù entra così in Gerusalemme, ma perché appunto era stato anche scritto dal profeta Zaccaria, e lui realizza anche la profezia. Ma poi noi lo stiamo aspettando che tornerà glorioso sulle nubi del cielo. Verrà dall'alto. E verrà allora seduto su un cavallo bianco, dice l'Apocalisse, per cui brilli è scritto il Re dei Re, il Signore dei Signori. Verrà per giudicarvi i morti, per far regnare la sua divina volontà sulla terra. È arrivato il tempo. Adesso, questi sono gli ultimi tempi nei quali il Signore realizzerà tutto questo. Lo stiamo aspettando, anzi addirittura con la preghiera nella Divina Volontà stiamo anticipando i tempi, perché altrimenti sono così duri quelli che ci aspettano, che sarebbe insopportabile il dolore e la persecuzione che dovremmo subire. Perciò la preghiera nella Divina Volontà anticiperà, come la Madonna ha anticipato la venuta del Salvatore sulla terra, come ha anticipato la sua risurrezione, presso i consacrati a Maria, con Maria, piccoli figli della Divina Volontà, posso veramente pregare, vieni presto, Signore Gesù, venga il tuo regno sulla terra come in cielo, là dove finalmente sarà fatta la tua volontà in modo pieno e perfetto, in terra come in cielo. Questo stiamo aspettando, aspettiamo quindi il trionfo glorioso. Il nostro Salvatore che verrà sulle nubi del cielo. Ecco. Se invece leggiamo un brano del Vangelo, dove si narra appunto l'agonia. Giunsero a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: Sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che se fosse possibile passasse via da lui quell'ora e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi,
Venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi. Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate, pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: Dormite pure e riposatevi, basta. È venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco. Colui che mi tradisce è vicino. Parola del Signore. Lode Lode. a te, o Cristo. Ecco, Gesù, vogliamo che proprio questo momento di meditazione sia anche un momento di preghiera. Perciò vogliamo proprio fonderci con te, Gesù. Prendere tutti i tuoi le tue preghiere, il tuo fiat, il tuo Abba Pater, fiat voluntas tua, fallo nostro. E pronunciarlo insieme con te, per noi e per tutti gli uomini della terra, affinché veramente venga fatta la divina volontà sulla terra come in cielo. Vogliamo anche consolarti, esserti vicino, per farti sentire che noi vogliamo vegliare con te, oh Gesù. Per noi e per tutti. Vogliamo riparare tutte le volte che abbiamo fatto poca memoria del tuo amore misericordioso per noi. Dobbiamo adesso proprio riparare, offrendoti riparazioni divine, come quelle che noi possiamo trovare nella divina volontà, per darti gloria, amore, gioia per noi e per tutti. Amen. Ora leggiamo il brano che abbiamo scelto per oggi, che commenterà proprio questo Vangelo appena letto. E gennaio 4 1924, io non mi occupai di altro che della sola volontà del Padre mio, dal volume 16. Stavo pensando alle parole di Gesù nell'orto, quando disse: Padre, se è possibile, passi da me questo calice, ma però non mea voluntas, sed tua fiat. Il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: Figlia mia, credi tu che fu il calice della mia passione? Quello per cui dicevo al Padre: Padre, se è possibile, passi da me questo calice? No, non affatto. Era il calice della volontà umana che conteneva tale amarezza e pienezza di vizi che la mia volontà umana, unita alla divina, provò tale ribrezzo, terrore e spavento che gridai: Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Sì. E Gesù ci dice chiaramente qui una cosa che sappiamo già, però la troviamo soltanto in Luisa, che no, questo magari possiamo saperlo anche da, così da altre fonti, e cioè Gesù non ha chiesto che fosse risparmiato a lui il calice della passione. Perché proprio per questo era venuto sulla terra, perché era l'unico modo per poterci redimere, condividere con noi anche la morte, perché alla morte siamo stati condannati a causa del peccato originale. Essendo lui vero uomo, deve subire la morte, come tutti noi. Ma è venuto apposta per subirla, perché sapeva che soltanto così poteva darci la vita eterna. Perciò sappiamo che lui ha abbracciato e baciato la croce. Da tanto desiderata e aspettata, ha detto: finalmente,
Ecco, ti trovo, Croce Santa. Tu te mi voglio stendere in fretta per poter pagare il debito per tutte le creature. Quindi, ecco, il calice non era quello della passione, dell'amarezza, ma un altro calice che adesso sentiremo. Com'è brutta la volontà umana senza la volontà divina, che quasi come dentro un calice si rinchiude dentro di Rinchiude. ciascuna creatura. Non c'è male nelle generazioni di cui essa non sia l'origine. Vai avanti, Stefano, stiamo leggendo. Non c'è male nelle generazioni di cui essa non sia l'origine. Il seme, la fonte, ed io vedendomi coperto di tutti questi mali che ha prodotto l'umana volontà innanzi alla santità della mia, mi sentivo morire e sarei morto di fatto se la divinità non mi avesse sostenuto. Ecco qui, e il male trova la sua origine, il seme, la fonte, nella volontà umana ribellata contro Dio. Invece il demonio, l'accusatore, è colui che dà la colpa del male a Dio, accusa Dio presso la creatura, facendosi pensare che Dio sia cattivo, invidioso della nostra felicità. E mentre appunto ci fa vedere la colpa da parte di Dio, accusa anche noi davanti a Dio di essere cattivi e che non meritiamo il suo perdono. Lui è proprio l'accusatore. Prima che commettiamo il male si dice: ma cosa vuoi che sia? Dai, niente, coraggio, lo fanno tutti, dai. Ma una volta che l'hai fatto, ti dirà: ecco, hai visto, se hai fatto un male molto grave, Dio è arrabbiato con te, non può perdonarti, sei finito, sei spacciato e ti porta verso la disperazione. Proprio oggi, mercoledì santo, vi ricordo che è proprio un giorno molto triste nella storia, cupo, perché è il giorno nel quale Giuda Iscariota prende contatto con i sommi sacerdoti per poter consegnare a loro Gesù. Quindi è un giorno veramente in cui Gesù sente nel cuore la sofferenza vedendo che Giuda fa tutto questo e non vuole pentirsi affatto. Perciò entriamo proprio nel cuore di Gesù in questo momento, sentiamo il suo dolore perché anche per lui sarà il perdono. Cioè, che si è chiesto, non ha chiesto, è stato perdonato. E ecco che Gesù stesso ha detto: meglio per lui se non fosse mai nato. E quindi vuol dire con queste parole che Giuda era destinato all'inferno, come è chiaro. Del resto, anche Maria Valtorta ce ne dà la conferma, se ce ne fosse bisogno. Perché dice Gesù che in questi tempi sono tanti dubbi, tante persone che non pensano che Giuda Iscariota sia andato all'inferno. Negano questo. Però Gesù dice che lui è il dannato dei dannati, il peggiore di tutti. Perciò veramente non si può pensare o dire che non c'è l'inferno. Oppure che è vuoto, o che si spera che sia vuoto, perché questo è contro la rivelazione. E così si dà, così adito anche alle persone di pensare che tanto si può fare il male perché non c'è l'inferno. Quindi noi sacerdoti abbiamo una colpa molto grave quando qualcuno dice queste cose. Preghiamo perché veramente finisca questa piaga di ingannare le persone. Le verità eterne.
Ecco, andiamo pure avanti. Ma sai tu? Vittoria. Ma sai tu perché soggiunsi e per 3 volte non mea voluntas sed tua? Fiat, io sentivo sopra di me tutte le volontà delle creature unite insieme, tutti i loro nomi, mali, e a nome di tutti gridai al Padre, non più la volontà umana sia fatta sulla terra, ma la divina. La volontà umana sia sbandita e la tua vi regni, Sì, sicché ecco che cosa ha chiesto Gesù con questa preghiera che ha fatto, no? Non più la volontà umana sia fatta, l'ha detto a nome di tutti. Noi non potevamo dirlo, non eravamo capaci. L'ha detto a lui, a nome di tutti. E ha impetrato questa grazia per noi e per tutti. Padre, non più la volontà umana sia fatta sulla terra, ma la divina volontà, venga presto il tuo regno, Padre, sulla terra, venga presto. La volontà umana sia sbandita, e tu vi regni. Sicché. sicché fin da allora, e lo volli fare sin dal principio della mia passione, perché era la cosa che più mi interessava e la più importante, chiamare sulla terra il fiat voluntas tua, come in cielo così in terra, ero io che a nome di tutti dicevo, non mea voluntas, sed tua fiat. Vi ho appena detto, sì, appunto. Gesù a nome di tutti. Ha fatto questo. Da allora io costituivo l'epoca del fiat voluntas tua sulla terra e col dirlo per ben 3 volte, nella prima lo impetravo, nella seconda lo facevo scendere e nella terza lo costituivo regnante e dominante. E come dicevo, non mea voluntas sed tua fiat, io intendevo svuotare le creature della loro volontà e riempirle della divina. Sì. Ecco qua, allora Gesù che per ben 3 volte fa questa preghiera, e prima la impetravo, nella seconda la facevo scendere sulla terra per mezzo suo di Maria Santissima, nella terza la costituivo finalmente regnante e dominatrice. È il tempo della terza che si realizzi. Perciò stiamo proprio aspettando questo regno che abbiamo già anticipato, speriamo almeno. Anche noi, insieme con la Luisa, faremo vivere Maria di Francia, tante altre persone nel mondo intero. Allora, qui dice appunto per ben 3 volte. Questo mi fa ricordare che varie volte nella passione Gesù vive per 3 volte la stessa cosa. Per esempio, 3 volte è avvenuta la coronazione di spine. Tre sono stati i chiodi che hanno chiamato la croce, 3 cadute lungo la salita al Calvario, le 3 ore nel Getsemani, 3 ore sulla croce, e poi troviamo nel volume 11, 22 gennaio 1913, che sono sofferto 3 passioni. Prima passione, quella dell'amore. L'amore, quando non si sente corrisposto, muore d'amore. Pensiamo quanto Gesù ha amato, non a parole, ma con i fatti. Eppure, tante persone non sono ancora, non si lasciano attirare verso Gesù, attrarre a lui, a guardare a lui come l'unico Salvatore. Quindi possiamo immaginare quanto ha sofferto Gesù, per quanto amore ha avuto per noi. Capiremo mai abbastanza. Neanche in paradiso potremo capire la profondità di questo amore. Poi, la seconda passione è stata quella del peccato. Quando c'è l'uomo, toglie la gloria a Dio per glorificare se stesso, qualsiasi altro idolo davanti al quale si prostra. In realtà, l'idolo più forte è il proprio io. Tutto si fa per il proprio io, tutto.
Non ci accorgiamo che è un idolo, ma in realtà è così, tutto quanto gira attorno al nostro io. Quindi dobbiamo proprio comprendere come Gesù ha sofferto una passione per ogni specie di peccato. Per ogni specie anche dei miei peccati. Ha sofferto tutto questo per potermi donare la salvezza. Poi, terza passione, prendere la debolezza dell'uomo. Perché il peccato ci rende deboli, incapaci di fare il bene, capaci di ogni male. E per ridonare forza all'uomo, ecco che Gesù soffre anche questa terza passione. E noi appunto veniamo proprio rafforzati nella volontà da queste sue sofferenze e dalle sue piaghe noi siamo stati guariti. Tutto ciò Gesù ha sofferto anticipatamente già nel Monte degli Ulivi. Perciò entrando lì dentro, nel Monte degli Ulivi, nel cuore di Gesù, addolorato, troviamo tutta la passione sua. E la offriamo al Padre per noi e per tutti. Ecco, andiamo avanti. Prima di morire, perché non mi restavano che ore, io volli contrattare col mio Padre Celeste il mio primo scopo, per cui venni sulla terra, che la volontà divina prendesse il suo primo posto d'onore nella creatura. Era stato questo il primo atto dell'uomo, cioè sottrarsi dalla volontà suprema. E quindi la nostra prima offesa. Ecco, la prima offesa è contro Dio. Noi purtroppo siamo abituati soltanto a pensare al male che ne è derivato a noi. Non pensiamo all'offesa che abbiamo dato a Dio. Gesù è venuto sulla terra per riparare questa offesa, innanzitutto. Per noi e per tutti, per adorare Dio, la santa volontà di Dio per noi e per tutti. Perché sono venuto sulla terra? Purtroppo vedete tante volte anche le Via Crucis che si fanno, le ho lette varie, magari, ne ho sentite tante, prendono lo spunto dalle sofferenze di Gesù per parlare delle sofferenze dell'uomo. Né più Gesù il centro, ma sono tutti gli uomini, contro le loro sofferenze e cose varie. Cioè, è molto triste questo. Abbiamo perduto veramente il senso di Dio. Dio è come se fosse un uomo come noi, praticamente. E quindi veramente vuol dire che non abbiamo capito niente di Dio. Perché diciamo in verità, Dio è tutto, noi siamo niente. Questo niente purtroppo, la sua superbia si inalbera, si gonfia. Poi basta niente per sgonfiarlo, come hai visto una volta anche Luisa Picaretta. No? Ecco. Ma intanto siamo attenti di tutto per gonfiarsi, farsi vedere. Allora, per questo Luisa ha voluto contrattare col Padre Celeste. No, Gesù, scusa. Gesù, ma però poi anche noi con lui contrattare col Padre Celeste. Aveva forza per poterlo fare, soltanto perché era Dio, ma anche perché aveva sofferto, pagato il nostro debito. Perciò aveva, tra virgolette, il diritto a ottenere questo perdono. Anzi, ciò che abbiamo ottenuto col terzo Fiat, regno di Dio sulla terra, tornare all'Eden, non quello antico, ma quello più bello, perché Dio fa continuamente cose sempre più belle per i suoi figli che tanto lo amano nella divina volontà. Ecco, è
Tutti gli altri mali di esso entrano nell'ordine secondario e Dio dovette prima realizzare lo scopo del fiat voluntas tua, come in cielo così in terra, e poi formare con le mie pene la redenzione, perché la stessa redenzione entra nell'ordine secondario. È sempre la mia volontà che tiene il primato in tutte le cose. È stato un po' anche la redenzione, secondo Fiat, è secondo, il secondario, di fronte al primario, che è il regno della divina volontà sulla terra, il Fiat regnante sulla terra. Possiamo aver conosciuto queste cose, poterle accogliere, è il dono dei doni, la grazia più grande, la misericordia più grande che Dio ci ha usato, perché non meritavamo niente. Ma Dio, nella sua grande bontà, ci ha chiamati a questo. Sappiamo che appunto una volta che ne abbiamo sentito parlare, questo disegno ci ha chiamati anche ad accogliere. Questa è la volontà di Dio. Ringraziamo il Signore per questo dono meraviglioso. È sempre la mia volontà che tiene il primato in tutte le cose. E sebbene i frutti della redenzione si videro prima degli effetti, fu però in virtù di questo contratto che feci col mio Divin Padre che il suo Fiat doveva venire a regnare sulla terra, realizzando il vero scopo della creazione dell'uomo e il mio primo scopo per cui venni sulla terra, che potette ricevere i frutti della redenzione, altrimenti sarebbe mancato l'ordine alla mia sapienza. Se il principio del male fu la sua volontà, questa dovevo io ordinare, ristabilire, riunire, volontà divina e umana. Sì, fondere, riunire, fare tutt'uno con la volontà umana, la volontà divina che divenga proprio una cosa sola. Qui però ci vuole il nostro fiat quotidiano, anzi, momento per momento, Continua. continuo. Per cui davvero dobbiamo fare anche noi tutto il possibile per corrispondere a questa grazia, a questo dono. Penso che una volta conosciuto questo dono così grande, si può non dire sì, Signore. Va bene che non possiamo presumere perché anche Adamo ed Eva sapevano tutto, erano in piena comunione con Dio, pure hanno prevaricato, hanno commesso il peccato. Perciò non sono mai così sicuro. Ma certamente che dopo aver conosciuto queste cose meravigliose, non possiamo più tornare indietro. Anche perché, dicono i padri, Adamo ed Eva non sapevano che cosa voleva dire morire. Non sapevano tutto ciò a cui sarebbero andati incontro, come castigo. Perciò sono anche scusabili sotto un certo punto di vista, anche se il peccato rimane ancora molto grande. Non lo vedevano. Lo vedevano, erano lì con lui. Sì, Conosceva. certo. Bravissimo. Però vuol dire che non conoscevano le conseguenze di ciò che era stato detto a loro che sarebbe capitato se avessero fatto il peccato. Lui dice adesso lo conosciamo, sappiamo. Perciò abbiamo anche una grande responsabilità. Basta aprire gli occhi e si vede, ma si può ingannarsi, non si può prendersi in giro. Se il principio del male fu la sua volontà, questa dovevo io ordinare, ristabilire e riunire, volontà divina e umana. E sebbene si videro prima i frutti della redenzione, questo dice nulla. La mia volontà è, qual re, che sebbene è il primo fra tutti, arriva l'ultimo, precedendolo per suo onore e decoro i suoi popoli, eserciti, ministri, principi e tutta la corte regale, sicché prima erano necessari i frutti della mia redenzione per far trovare la corte regale, i popoli,
gli eserciti, i ministri, all'altezza della maestà della mia volontà. Eh sì, prima che venga Gesù Cristo a regnare sulla terra, deve proprio mandare i suoi, la corte regale, gli eserciti, i ministri. E tra questi speriamo di essere anche noi, non perché vogliamo metterci uno a destra e uno a sinistra, come è stato chiesto dalla madre dei figli di Zebedeo, Giovanni e Giacomo. Possiamo presumere, possiamo sperare poter fare in modo sempre più perfetto la volontà di Dio sulla terra, con tanto amore da travolgere tutto e tutti. Ecco. Ma sai tu chi fu la prima a gridare insieme con me, non mea voluntas se tua fiat? Fu la mia piccola neonata nella mia volontà, la mia piccola figlia che ebbe tale ribrezzo, tale spavento nella sua volontà, che tremante si strinse a me e gridò insieme con me, Padre. Se è possibile, passi da me questo calice della mia volontà e piangendo soggiungesti insieme con me, non mea voluntas, sed tua fiat. Allora, fu la mia piccola neonata nella mia volontà, la mia piccola figlia, che per tale ribrezzo e tale spavento della sua volontà, che tremante si strinse a me e gridò insieme con me, Padre, se è possibile, passi da me questo calice della mia volontà. Certamente c'è stata anche la Madonna, la prima creatura. Però qui Gesù sta parlando di Luisa. Addirittura, pensate un po'. Lo dice subito dopo, infatti, ah sì. Sì. Ah Ah sì. sì, foste tu insieme con me in quel primo contratto col mio celeste padre, perché ci voleva una creatura almeno che doveva rendere valido questo contratto, altrimenti a chi donarlo? Ecco. Ci voleva una creatura. Deve rendere valido questo contratto. A nome di tutti quanti. Luisa è stata incaricata di essere colei che porta il regno della Divina Volontà sulla terra. Madonna è stata incaricata per la redenzione, Luisa per portare il regno della Divina Volontà sulla terra, ciò nel quale viveva già Maria Santissima, fin da subito. Adesso questo incarico è stato dato da Dio alla Luisa. Perciò veramente una cosa grande, questa creatura umana, a quell'altezza è arrivata. Ma tutto è nascosto in Dio. Vedremo un giorno, verso tutto quanto è nascosto, la grandezza e bellezza di quest'anima. A chi donarlo? A chi affidarlo? E per rendere più sicura la custodia del contratto, ti feci dono di tutti i frutti della mia passione, schierandoli intorno a te come un esercito formidabile, che mentre tiene il suo regalo corteggio alla mia volontà, fa guerra accanita alla tua volontà. Perciò, coraggio, nello stato in cui ti trovi, smetti il pensiero che io possa lasciarti. Andrebbe di sotto il mio volere. Stando che tengo il contratto della mia volontà deposto in te. Smetti il pensiero che io possa lasciarti, perché anche Luisa, poverina, a volte veniva messa alla prova, tant'è vero che poteva anche lei gridare come Gesù sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato. Aveva quasi paura anche di questo, no? E invece non era così. Lei dice, Gesù, smetti il pensiero che io possa lasciarti. È bello questo, perché proprio quando si è dentro nella Divina Volontà non è più possibile neanche peccare. Proprio se è dentro proprio del tutto. E quindi non è facile. No, volevo Sì. aggiungere una piccola cosa che forse possiamo imparare tutti, cioè farne proprio tesoro. Quando Gesù dice:
ti feci dono di tutti i frutti della mia passione, schierandoli intorno a te come un esercito formidabile, e che mentre tiene il suo regalo corteggio alla mia volontà, fa guerra accanita alla tua volontà. Ecco, quindi invece appunto che lamentarci, ma perché mi hai lasciato, ma non mi ascolti, io ti prego, e le cose vanno sempre peggio, invece chiediamo a Gesù che ce li darebbe come dono i frutti della sua passione, perché saranno come un esercito formidabile che fa guerra accanita alla nostra volontà, per cui tutto si accelererebbe, tutto diventerebbe più possibile, più facile. Certo. Dunque sei in pace. Dov'è? Onde stai in pace qua? Onde stai in pace, è la mia volontà che ti prova, che vuole non solo purgarti, ma distruggere anche l'ombra della tua volontà. Onde, con tutta pace, segui il volo nel mio volere e non ti dar pensiero di nulla. Il tuo Gesù farà in modo che tutto ciò che potrà succedere dentro e fuori di te sia per far risaltare maggiormente la mia volontà e allargare in te i confini della mia, nella tua volontà umana. Sono io. Sono io che manterrò la battuta nel tuo interno affinché tutto diriga in te secondo il mio volere. Sì. Ecco, il tuo Gesù farà in modo che tutto ciò che potrà succedere dentro e fuori farà risaltare maggiormente la mia volontà. E questo dobbiamo credere. Tutto nelle mani di Dio. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Ancora di più per coloro che amano Dio nella Divina Volontà con il suo stesso amore. Non è facile appunto credere sempre così fermamente. La tentazione viene, dobbiamo superarla. Sentendo Gesù che ti dice, dunque stai in pace. È la mia volontà che ti prova. Dio vuole metterci alla prova come ha messo alla prova Maria Santissima. Anche Gesù, perché non siamo dei robot, ma siamo persone libere e la libera volontà è ciò che Dio ci ha dato di più prezioso. Questo dobbiamo noi decidere di dire il nostro fiat e saremo salvi e Dio continuerà a purgarci, come dice qua, per renderci degni della sua divina volontà. Sì. Io mi occupo di altro. Io non mi occupai d'altro che della sola volontà del Padre mio, e siccome tutte le cose stanno in essa, perciò mi occupai di tutto. E se una preghiera insegnai, non fu altro se non che la volontà divina si faccia come in cielo, così in terra. Ma era la preghiera che racchiudeva tutto. Sì, com'è bello questa rassicurazione. Siccome tutte le cose stanno in essa, Divina Volontà, perciò mi occupai di tutto. Come preghiera insegnai, non fu altro se non che la Divina Volontà si faccia. Perché questa preghiera racchiudeva tutto, faceva tutto. Com'è pacificante questo anche per noi sacerdoti, che a volte vediamo le reti vuote. A sapere invece che con la Divina Volontà tutto si mette a posto, di tutto ci occupiamo, tutto portiamo a Dio, e che allora il nostro cuore si quieta. Non ci sentiamo più dei falliti, perché magari non vediamo nessun risultato, ma vediamo con lo spirito le anime che con noi vanno verso Dio. E noi le portiamo, affinché il Signore possa proprio accoglierle nel suo cuore e godere delle loro nuove preghiere, riparazioni e offerte varie. Sicché... Sicché io non mi aggiravo che intorno alla volontà suprema, le mie parole, le mie pene, le mie opere,
I miei palpiti erano pregni di celeste volontà. Così voglio che faccia tu. Devi tanto girare intorno ad essa da farti bruciare dall'alito eterno del fuoco della mia volontà, in modo da perdere qualunque altra conoscenza e null'altro sapere che solo e sempre il mio volere. Ecco, lì ci sono parole dei giri, eh. Tanto girare intorno ad essa e farti bruciare dall'alito eterno il fuoco della mia vita, della mia volontà. E questo vogliamo. Conoscere soltanto Dio, la volontà di Dio. Come Maria Santissima, che non ha voluto neanche conoscere la sua volontà umana, perché l'ha legata subito ai piedi del trono divino, per poter veramente dire continuamente il suo fiat e mantenerlo per sempre. Così lei l'ha anche posseduto, non soltanto pronunciato, ma anche posseduto, e vuole che adesso tutti quanti i suoi figli abbiano la sua stessa eredità, la divina volontà, come speriamo appunto di poterla accogliere noi altri come dono che Dio ci fa nella sua divina bontà. Amen. Amen. Mi sembra però che anche padre Annibale, Sì. Sant'Annibale Maria di Francia, ha fatto proprio questo, in modo da perdere qualunque altra conoscenza e null'altro sapere che solo e sempre il divin volere, cioè perché ha lasciato poi tutta la sua congregazione, quindi Sua creatura. la sua creatura, il suo io, tutto sommato, no? Ecco, quindi molto bello. Ecco, cari amici, noi abbiamo concluso, quindi lasciamo adesso a voi la parola per qualche testimonianza o qualche domanda, come volete, ecco. Qualche Sì, sottolineatura, ecco. certo. Intanto grazie Don Umberto, grazie Ornella. Prego. Coraggio, se c'è qualche domanda, qualche chiarimento, qualche. Vedo le manine e i cuoricini arrivano. Insomma, lì è quella. Sì, grazie, prego. Buonasera, Umberto e signora Canto, io è la prima volta che partecipo. È anche pochissimo tempo che leggo i libri del cielo. Sì, ho iniziato dal numero uno da poco. Però sono anni che sto leggendo e meditando la Passione di Gesù, i libri della Passione. E quelli vedo che, cioè, la lettura continua ogni giorno di un'ora mi rende davvero un poco sempre diversa nella speranza di essere un poco migliore. Però io non conosco molto, anzi niente degli atti, cioè ho preso anche dei altri libri, anzi devo dire che ho tutti e 36 libri a casa, però ho cominciato da qualche tempo, però ho cominciato solo da poco a leggere i primi, quindi li ho già tutti, ma non so se li leggerò in questa vita di sicuro, data la mia età, però comunque volevo sapere. Questa cosa mi sono avvicinata da poco, quindi sento voi parlare di atti interiori, di giri. Ecco, ne ho già sentito un po' parlare, però magari brevemente spiegare un pochino cosa si può fare, soprattutto quando dentro di sé ci sono delle tentazioni. Ecco. Allora, gli atti sono ogni cosa che facciamo, ogni cosa è un atto. E bisogna farlo appunto con la potenza divina, della divina volontà da chiamare continuamente in noi, che venga in noi a fare ogni cosa. I giri sono proprio i giri dove andiamo a prendere tutta la creazione, tutto ciò che c'è nella creazione,
tutto ciò che c'è nella redenzione che Gesù ha fatto, tutto ciò che c'è nel terzo fiat della santificazione, per rioffrirlo a Dio continuamente, in modo tale che venga come ravvivato, rinnovato, come Santo Messa che rinnovazione del sacrificio di Cristo, perché noi dobbiamo rinnovare tutto ciò che c'è nella divina volontà, del fiat creante, per rivivere. Creante, redimente, santificante, prenderlo, farlo nostro e presentarlo ancora a Dio con la potenza divina della divina volontà. Comunque intanto poi anche per poter conoscere, non so se tu la Passione della Medici, quel libro della Luisa Picaretta. Ecco, Sì, certo, sì. per lì è prima scuola, sai, brava. È una prima scuola per poter veramente imparare a entrare dentro nel cuore di Gesù, per conoscere i suoi pensieri, sentimenti, atti, quali i nostri. Entrare dentro e rivivere anche noi la passione insieme con Lui, per farla nostra, per offrirla al Padre. Ecco. E poi Per andando quanto avanti. riguarda le tentazioni, diciamo, sono più che altro tentazioni, sono, come dire, purtroppo io sono molto umana e nel senso che sono molto, ecco, la mia volontà purtroppo non è mai perfetta e certe volte se capita mi viene un atteggiamento come di vendetta, come dire, momentanea al momento, no? Sì. Verso una persona che mi fa soffrire. E allora come fare per togliere anche questa cosa? Perché non la voglio comunque. Brava. Basta non volerla. Viene come tentazione, ma tu dici no, padre, io voglio proprio perdonare. Guarda, proprio lunedì siamo stati qui al Cenacolo Mariano, a Schio, dove Madonna è apparsa Renato Barone. Era presente, oltre che il vescovo di Vicenza per la prima volta dopo 39 anni, anche il cardinale Simoni Ernest. Allora, c'era questo cardinale che è stato preso dal regime comunista dell'Albania e per 28 anni torturato, imprigionato e ha fatto lavori forzati. E andava a lavorare come lavori forzati nelle miniere dove c'erano 30 gradi, Una miniera. 30 gradi di caldo. Fuori c'era 30 gradi Sotto sotto zero. zero. Quindi. Quindi loro sempre con una camicia o con vestiti malissimo, nutriti malissimo, ma lui la sua frase quotidiana era sempre mai vendicarsi, sempre perdonare, sempre pregare per chi ci fa del male, mai odiare. E con questo è diventato, oggi ha 95 anni, è l'unico superstite di quei prigionieri dell'epoca e ancora se lo vedi è una potenza di Dio incredibile e un martire vivente. Sì, ha detto. Sì, ha Un detto il Papa. E quindi santo vivente. prendiamo anche esempio da chi soffre e ha sofferto più di noi, ma facciamoci una base dentro di noi. Mai vendicarsi, sempre perdonare nel nome di Gesù. È la volontà che conta, sai? Sì. Quindi tu, appena ti accorgi che ti viene la tentazione, tu dici no, io voglio perdonare, voglio amare, Il Signore ti aiuta. e basta, sei a posto. Anzi, di, ma fai così, guarda, Gesù, io faccio fatica a perdonare, vieni tu in me a perdonare. Prendo il tuo perdono che tu hai dato ai tuoi crocifissori, prendo e lo faccio mio. E col tuo perdono, allora voglio proprio andare a questi miei crocifissori, perdonarli, dar loro il tuo perdono e la tua grazia. E il bacio di pace. Ma c'è, scusami. E il bacio di pace c'è sempre, l'abbraccio c'è sempre, però l'ostilità di base c'è. E
Però fa niente, non importa perché cammino, non mi piano piano. fa l'unica in queste situazioni, fa niente. Dobbiamo, come, grazie, grazie, Don Umberto, grazie veramente. Questa è una grande cosa per me. Grazie, grazie. Grazie a Dio. Grazie Grazie a Dio, sì. Grazie a Dio sempre. a Dio. Grazie a Dio. Grazie Don Umberto per questa parola di luce. Prendo il tuo perdono. Grazie. Sì. Proprio. Questo è Grazie un infinite. modo per fondersi con Gesù. Proprio. Ci viene dato anche questo, lo prendiamo, non lasciamolo là. E così proprio prendiamo forza, la stessa forza che aveva Gesù nel pronunciare questo perdono, chiedere il perdono al Padre per loro. Sì, Ecco. ma io sono sempre pronta ad avere nuovi consigli, nuovi Eh impulsi, pur sì. di andare avanti. Bravissima. Poi se questa volontà, Dio Grazie. la premia e la vede ed è contento. È festa in cielo. Anche con voi stasera qui, anche per noi, è festa perché veramente quando soprattutto noi ci raduniamo insieme per parlare della divinità, in cielo c'è festa. E sono le cose più belle che Dio ha donato al mondo con queste conoscenze. Ti aspetto ad Arezzo. Va bene, Molto volentieri, grazie. Sembrava una minaccia, ti aspetto adesso, ma è un'accoglienza. no, no, niente minacce, per l'amor di Dio. Cioè, perché Aspetta lo voglio che venga Arezzo. Arezzo. Sicuro. Beh, mettiamo Sicuro. sempre in programma e a Dio piacendo. Va Possiamo bene. invitare di nuovo, va Era bene? un invito più che una. Sì. Bene, bene, la nostra Silva è forte. Allora, ecco, Lucia, prego. Volevo dire, no, si può prendere, diciamo, il peccato di un'altra persona a farla mia e poi a donarla al Signore. No, attenta. Puoi prendere la riparazione che ha fatto Gesù di quel E peccato. per riparare, appunto, per riparare quel Sì. peccato che ha fatto, Certo. che fanno Non soltanto per le quella persona lì, ma per tutti addirittura, no? Gesù pregava per tutti, riparava per tutti, così possiamo anche noi prendere. È lì questa riparazione che ha fatto Gesù. E per tutti noi dobbiamo proprio prendere coscienza che è nostra eredità, è nostro diritto prendere. Perciò Gesù è contento quando vede che prendiamo con coraggio. Noi abbiamo l'ardire, osiamo prendere perché crediamo che è nostro. Siamo figli, eredi. Sì, infatti, dire padre, faccio mia quella volontà di quella creatura e poi No, tenta, faccio mio. te Perdono che Gesù ha ottenuto per questa creatura qua e lo porto a questa creatura. Capito? sì, per la gloria sempre del padre Sì, e certo. poi. Ecco, e per la conversione di colui che ha commesso Certo. qualche cosa. Sì. Grazie, padre. Prego, cara. Grazie a te. Grazie a voi che siete qui ad ascoltare e a partecipare, bene? E comunque è una bellissima ispirazione la sua, no? Sì, Quella di volersi certo. offrire come Gesù, con Gesù, anche per questa persona. Ecco, Sì, senz'altro. molto nobile. Sì, senz'altro, bene, bene. In alcuni momenti, via via che ci incontriamo, no, Don Umberto, Sì. siamo nella lettura, soprattutto dei primi volumi, no?
Sì, si sì. comprende anche che siamo un po', diciamo, nell'ufficio, no? Luisa era l'anima vittima per eccellenza, noi entriamo in questo ufficio prendendo appunto con la fusione tutto quello che è stato il vissuto di Gesù e quindi tutte le sue riparazioni e per tutti e per ciascuno amiamo, adoriamo e riportiamo sulle anime davanti alla Santissima Trinità, cioè riportiamo il suo compiuto, le sue riparazioni, il suo fare. Gesù li chiama i diritti di giustizia, tutte le anime devono amore, gloria, lode, adorazione, ringraziamento e noi comunicando appunto con lui, comunione nel senso con lui, con la fusione, amiamo e adoriamo per tutti e quindi già questo è riparazione. Poi possiamo riprendere i loro. Quindi questa è l'onnipotenza della grazia, no? Cioè la grazia onnipotente. Certo, bene, bene, senz'altro. Quindi possiamo, dico questo per dire, possiamo considerarci assolutamente non nell'ufficio dei ripetitori che fanno ufficio appunto di vittime, nel senso che stanno lì a ripetere, a fare il ripetitore dei suoi atti, in questo senso, no? Perché c'è sempre il timore di dire: cosa vuol dire che devo soffrire, che devo essere, non sono a questa altezza oppure non potrei mai, eccetera. No? Invece entrando in questa unione, in questa comunione d'amore, prendiamo il vissuto, Sì. Sì, unificando il nostro, suggerendo il nostro. Quindi siamo anche noi anime vittime, in questo senso, con l'ufficio perlomeno. certo. Bene, ci sono altre persone? Prepara la Se no, benedizione. prepariamo. Andiamo ecco qua. Va Dopo bene. mettiamo quel canto bello finale. Sì, Va sì, sì. bene? Ok. Bene. Anzi, mettilo subito che concludiamo con la benedizione. Lo metto subito? Sì, Arriva. concludiamo con la benedizione. Sì. Elohim, giusto? Sì. Perfetto. Don Umberto, lo devo mettere a bassa voce oppure c'è cioè, come sottofondo oppure No, no, tutto no. poi bello, normale? Ok. Io resto qui, Elohim.
Bellissimo. Fiat. Sempre, ecco, allora, anche questo era un canto che ci ha fatto meditare e pregare. Benedizione della Divina Volontà, nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ci vuole benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo di intercessione, beata sempre Regina Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico. Per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone, perché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divino volere. Questa benedizione nel nome del Padre, comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo al sovrano di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima la tua memoria, sigillo del suo amore. Signore, restituisci tutte le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato ogni infermità spirituale e corporale. E arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sulla tua anima. Per circondarti e difeso contro il demonio, il mondo della carne, siamo così tu benedico tutte le cose da lui create, affinché tu le riceva tutte per essere da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, tutto, affinché tu resti come ravvissato e coperto con queste benedizioni. Signore Gesù, ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, il viscere, il respiro, il moto di tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 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 Siamo dati i sacerdoti di Gesù, di Maria e Giuseppe, ora e sempre. E vi anticipo anche gli auguri di una santa Pasqua. Siamo Amen. Amen. Grazie, grazie. Santa Pasqua anche lei. Grazie, Don Alberto, grazie Ornella. Alla prossima. Grazie. 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 Buona Pasqua. Buona Pasqua. Santa serata a tutti. Grazie. Buona Pasqua a tutti. Santa notte. Grazie, Don Alberto. Ciao Ornella. Ciao, ciao. Ciao Ornella. Ciao. Don Alberto. Ciao a tutti. Tanti auguri comunque. Augurone. Auguri, buona Pasqua. Santa Pasqua a tutti.